Questa è un'iniziativa straordinaria organizzata grazie a questa opportunità fantastica che Trismoca mette a disposizione con l'International Women Coffee Alliance per sostenere le donne a 360 gradi, ma in modo particolare quelle donne che lavorano nelle piantagioni di caffè, e quindi dare loro la possibilità di avere un'istruzione e un inserimento all'interno del mondo del lavoro, esattamente come stiamo facendo noi per tutte le nostre donne, attraverso dei percorsi di formazione e dei percorsi di inserimento nel mondo del lavoro, partendo un po' da lontano, quindi andando fuori anche i nostri confini, ma portando avanti anche dei progetti per le nostre donne che lavorano all'interno delle nostre attività commerciali e che si occupano di caffè. Quindi un caffè rosa, un Miss Mocha, proprio per celebrare il concetto dell'uguaglianza di genere. Noi come Regione Lombardia sul tema dell'uguaglianza di genere stiamo investendo diverse risorse, ma non solo economiche, anche risorse proprio fisiche, per veicolare al massimo un messaggio nel quale noi crediamo profondamente, che la donna all'interno del contesto lavorativo rappresenta un valore aggiunto per se stessa, ma anche per l'impresa e per il nostro mondo produttivo ed economico che li accoglie. Trismoca è abituata da più di 20 anni a essere utile agli altri. Abbiamo ricevuto tanto dal nostro territorio, è anche giusto dare qualcosa al territorio. Fra le cose che facciamo per il nostro territorio, la più importante è stata la formazione. Noi siamo in 12 istituti alberghieri e formiamo gratuitamente gli studenti dei 14 e 18 anni, creiamo un evento nazionale proprio per eleggere il miglior studente e quindi diamo delle opportunità a questi giovani che, se ben stimolati, offrono veramente tantissimo. In questa occasione abbiamo voluto anche andare oltre e quindi creare un prodotto, Miss Mocha appunto, che abbia un significato solidale e di sostegno per il lavoro femminile. Difatti andiamo a selezionare queste aziende agricole in giro per il mondo, dal Brasile al San Salvador, alla Colombia, al Guatemala, e compriamo il caffè da queste aziende fatte esclusivamente da donne. Caffè di alta qualità, riconosciamo un valore economico superiore alla media affinché queste donne e queste farmer possano reggersi da sola senza dover chiedere accesso al credito e quindi produrre e star bene. Le donne meritano il nostro sostegno. Siamo andati a realizzare questo nuovo blend per ricreare in tazza un gusto bilanciato, ma nello stesso tempo con una dolcezza molto piacevole. E all'interno siamo andati ad inserire 3 origini particolari provenienti da cooperative gestite da sole donne. In questo caso abbiamo selezionato caffè proveniente dalla Colombia, dal Guatemala e dal Brasile.